Se ne parlava già da un po', da oggi ufficiale, Kanuté al Cosenza. Il centrocampista senegalese è stato girato in prestito con diritto di riscatto per l'ex Ascoli, nuova esperienza in B. Sulla carta la possibilità di giocare con più continuità nell'undici di Piero Braglia. Prima del trasferimento però Kanuté, classe 98, ha prolungato il rapporto con il Delfino. Nuova scadenza 30 giugno 2023. Intanto mattinata riservata alle ufficialità, ci riferiamo alla maxi operazione col Parma, Brugman in prestito con obbligo di riscatto alla società ducale. Con la stessa formula l'attaccante Matteo Brunori, classe 94, alla Delfino, in prestito al club biancazzurro i giovani Martella e Pavone, ceduti precedentemente a titolo definitivo al Parma nell'ambito dell'affare Galano. Bisognerà aspettare ancora un po', ma c'è fiducia nel ritorno di Riccardo Sottil. Parola oggi ad uno dei tanti volti nuovi dell'organico biancazzurro, il difensore centrale classe 97 Alessandro Celli, cresciuto col modello di Bonucci. 22 anni compiuti il 7 luglio, lo scorso anno in prestito al Fano, 27 presenze in C, due stagioni or sono, 28 gettoni nella Fidelis Andria, sempre in C. Insomma, la gavetta giusta per affrontare un campionato importante, difficile e dispendioso come quello di B. Sì, ho avuto la fortuna di fare un paio d'anni di esperienza giocando e ovviamente lo scorso anno non è stata una cosa negativa, sono andato in prestito, ma l'ho presa comunque come un motivo in più per comunque fare un altro anno di esperienza e spero di rimanere qui. Spero di rimanere qui e dare il mio contributo alla squadra, perché comunque mi sento abbastanza pronto per fare questo campionato. Le tue caratteristiche? Centrale, marcatore, oppure sì, iniziare bene l'azione ai piedi di Alessandro Celli? Sicuramente è una cosa che mi piace fare. Non mi piace molto lanciare pallonate. Però sì, ecco, se il mister richiede di giocare da dietro, io sono molto contento di poterlo fare. Di certo mi ispiro molto a Bonucci, perché come ho detto mi piace molto giocare la palla. Però sì, mi piacerebbe molto. A parte gli scherzi, Alessandro, hai detto bene, insomma il tuo mentore è stato, se vogliamo, Massimo Epifani, no? Tra l'altro lo scorso anno ricordo che il Fano avesse proprio una grande difesa, molto solida, magari segnava pochi gol. Sì, eravamo molto solidi. Organizzazione sì, in fase. Sì, assolutamente sì, anche perché infatti se non sbaglio eravamo la terza o la seconda difesa migliore del girone. E eravamo organizzati sì quando scendevamo in campo, ovviamente il gol non dipende solo dall'attaccante,